Sciori, sciori, sciori di tutto l'anno. L'amore camera. Il grande chef che lui ama farsi chiamare veramente cuciniere, anche perché dice che lui indossa sempre un grembiule e dice che non cucina, lui lava piatti, è stato all'Agrigento per la 74esima edizione del Mandorlo in Fiore in occasione di Mandorlara, l'evento gastronomico collegato alla Kermesse. Mandorlara che è giunta alla 12esima edizione, ma è finita, ha avuto un grande successo che io ho avuto l'onore di documentare. Ho fatto degli articoli, delle foto, ho avuto la possibilità di conoscere grandi chef, come ripeto, tra cui il grande mio ispiratore, Chef Giuffre, che è una persona di un grande carisma, una grande tenacia, una grande forza. Chef Giuffre rappresenta in un'unica parola la sicilianità, ha la Sicilia dentro. La sua esperienza è qualcosa di meraviglioso, stareste lì ad ascoltarlo per ore e ore e ore e ore. Abbiamo con lui fatto una masterclass interessantissima insieme ai ragazzi dell'alberghiero Ambrosini di Favara, è stato ospite al concorso di cucina sempre con Mandorlara dove era il presidente di giuria. Mi ha lasciato veramente una bella testimonianza, una bella storia, tanti consigli. Sicuramente le parole che più mi hanno colpito sono state queste, ovvero quello che i sognatori sono una brutta bestia perché sognano anche di giorno e a volte i sogni si realizzano. Un caro saluto a Marcello Andreucci che erroneamente ho chiamato Matteo Andreucci e voglio dire nella città di Pirandello non potevo cambiare l'identità a qualcuno, non si poteva non farlo. Marcello, è stato un onore conoscerti al Palla Congressi Agrigento durante lo show cooking dello chef Giuffre. È stato un misto tra cucina, spettacolo, arte, emozioni, storia, saggezza. Veramente avete creato bellezza, te l'ho detto di persona, te l'ho scritto nei social e te lo voglio comunicare nuovamente. Insieme allo chef avete creato bellezza e siete l'orgoglio della nostra Sicilia. Sul sottofondo musicale delle canzoni di mio figlio, vi continuo a parlare, e voglio dirvi che sono molto contento che Agrigento vi abbia accolti con un calore che solo noi possiamo riuscire a dare. Siete sempre i benvenuti, chef il benvenuto, Marcello, quando volete venire, Agrigento è sempre la vostra seconda casa. Viva la cucina, viva la passione, viva la condivisione, viva Mandorlara e viva tavola misa e pane minuzzato. In questo piatto ho voluto realizzare un'insalata, come vedete c'è la pasta, quindi un'insalata di pasta con un formato di pasta, è stato fatto con della farina Senatore Cappelli, quindi un grande amico siciliano. Delle olive, mandorle, arachidi addirittura, pinoli, tostati e nonne, pomodoro, pomodori secchi, prezzemolo, alberte e un pesto di pistacchio. Direi, ripeto, la Sicilia o Giuffre nel piatto, buonissima. È un arcobaleno di sapori, cioè le papille gustative cambiano sempre il loro gusto ed è una felicità internazionale. Vi invito a seguirmi sui miei canali social, su Facebook, Instagram, su Giallo Zafferano, il mio blog Tavola Misa e Pane Minuzzato, dove ogni martedì mi collego con Radio CL1 e con la mia ricetta settimanale. Mettete un mi piace e se volete che apri un profilo YouTube fatemelo sapere. Quindi in realtà già c'è il mio profilo YouTube, però ancora non mi sono lanciato, diciamo che è qualcosa di impegnativo e ci deve essere comunque un bel po' di lavoro sopra. Potete trovare la ricetta completa della mia pasta Giuffre nel piatto tra qualche giorno nel mio blog Giallo Zafferano, Tavola Misa e Pane Minuzzato. Un caro saluto a tutti e a presto, al prossimo video. Cioè praticamente per fare piatto, fotografie, video e quant'altro sono fatte le tre. Cioè quasi quasi ci possiamo mettere a preparare pure la cena. Cioè, ma ti rendi conto? È uno spettacolo!
che è internazionale, non si può levare di mucca. Mi cogliamo a baldassere, va, mi cogliamo a baldassere.